E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Ed eccoci qui con un action figure per la linea NX Edge Style. Abbiamo tra noi Zero direttamente da Mega Man X. Eccola qui nella sua confezione, molto piccola e figa. Comunque qui c'è un'immagine appunto della figure, qui c'è una vetrina che mostra la figure, il nome del personaggio, qui c'è il logo dorato Capcom. Su questo lato abbiamo una bella immagine della figure contenuta nella confezione, qui abbiamo un po' di pose su quest'altro lato e sul retro vediamo queste altre immagini molto fighe, qui ci sono un sacco di scritte giapponesi. Sulla parte superiore semplicemente il logo della linea NX Edge Style e sulla parte inferiore vediamo di nuovo il viso di Zero. Direi di non perdere altro tempo sulla confezione. Prima vi dico che se foste interessati all'acquisto di questa figure, se dovesse convincervi particolarmente in questa recensione, potete farlo direttamente tramite il mio sito Ars Reviews Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Ovviamente acquistandola da me mi aiutereste veramente tantissimo. Detto questo, vediamola fuori dalla confezione. Oh, ed eccoci qui con quella che si può chiamare una mini action figure di Zero fuori dalla confezione. Andiamo subito a vedere il perché. Vi presento un nuovo arrivato, una new entry, ovvero questo fantastico righello della Lego che grazie al mitico Romano ha già un soprannome, è stato praticamente il primo che mi ha detto il soprannome e ha vinto a mani basse, ovvero questo qui da oggi sarà Legolas, cioè è perfetto, grazie mille Romano. Allora, misuriamo l'altezza, siamo praticamente quasi sui 10 centimetri, quindi diciamo sfiora i 4 pollici. Quindi capirete bene che a confronto di un monnezza Spider-Man praticamente gli arriva alla vita, essendo lui una figura in scala 7 pollici. Detto questo, vediamo gli accessori. È dotato di questa basetta che ha la particolarità di essere montabile con le altre basette grazie a queste diciamo colonne trasparenti, appunto si possono mettere o una sopra l'altra oppure si possono incastrare una a fianco all'altra grazie a questi spazi. E inoltre sempre per quanto riguarda la base abbiamo anche queste aste per posare la nostra figure con anche questo pezzettino qui. Ora andiamo a vedere gli altri accessori. Abbiamo due mani intercambiabili, come vedete a palmo aperto, eccole qui, bianche comunque ben realizzate. E inoltre abbiamo anche un avambraccio intercambiabile, per la precisione quello destro, con la mano a pugno qui per impugnare appunto la spada. Invece naturalmente lì è presente l'avambraccio con il cannone che vedremo in seguito. Per quanto riguarda la spada abbiamo appunto quella con la lama classica tipo spada laser, molto molto ben realizzata. Qui abbiamo il manico di questo dorato fighissimo e poi la parte argentata. Naturalmente questa parte finale è rimovibile appunto per permettere l'impugnatura della spada. E qui abbiamo invece la lama che diciamo fa questo effetto veramente fighissimo, proprio come abbiamo visto nello Zero di Arts. È veramente una chicca aver incluso anche questo. Chiaramente la lama si può smontare e rimontare senza problemi. E ora andiamo a vedere la nostra figure più nel dettaglio. Vi faccio notare che anche lui ha questo diciamo perno qui sulla schiena per poter inserire la spada quando non ha la lama. Quindi si tratta sì di una figure in miniatura, ma è completa come vedete di tutte queste chicche che ha anche la figure più grande. Allora, questo qui è il viso molto molto ben realizzato, qui vediamo questo cristallo blu sulla fronte con questo effetto tipo biglia e perlato, è veramente fighissimo. Qui sul lato vediamo anche il painting argentato, all'interno c'è questo painting rosso che sembra quasi smaltato, molto ben fatto anche quello, e vediamo anche i capelli. Voglio verificare subito una cosa, ecco qui, al contrario della di Arts, i capelli possono fare, vedete, il giro a 360 gradi e possono anche muoversi sopra e sotto, quindi sono meglio articolati della di Arts. Per quanto mi riguarda, quindi questa figura è superiore a quella, anche solo per questo dettaglio qui, ma vedremo che comunque il resto delle articolazioni sono veramente fighe. Notiamo che il cannone al braccio è fatto veramente molto molto bene in tutti i dettagli, anche qui abbiamo il cristallo verde, e notiamo anche che il resto dei dettagli della figura è veramente ben fatto. Qui c'è il simbolo di Zero sulla spallina, abbiamo due cristalli verdi qui, e vediamo anche le gambe piene zeppe di dettagli, vedete scanalature varie tutte scolpite, e vediamo anche che c'è il cristallo qui sotto i piedi. Come avete visto, quindi è veramente ben dettagliata. Andiamo a vedere le articolazioni. Allora, la testa può guardare verso l'alto in questo modo, può guardare anche verso il basso, c'è l'articolazione naturalmente alla base del collo, può muoversi lateralmente in questo modo e anche la
lateralmente in questo modo. Abbiamo qui l'apertura del braccio a più di 90 gradi, davvero ottima. Abbiamo la rotazione a 360 gradi, il movimento anche in avanti e indietro grazie a questa butterfly joint, veramente una splendida articolazione. Abbiamo la rotazione qui al bicipite, articolazione qui al gomito singola ma che permette un grandissimo raggio, e poi abbiamo la rotazione qui al polso. A mezzo busto abbiamo questa splendida articolazione che permette un movimento all'indietro fino a qui, si crea il gap, però il movimento è veramente molto efficace, e anche il movimento in avanti fino a qui. C'è anche l'articolazione qui alla vita che permette la rotazione. Alle gambe abbiamo il movimento in avanti, guardate qui, molto più di 90 gradi, davvero incredibile. Anche il movimento all'indietro non è affatto male, abbiamo l'articolazione singola qui al ginocchio che comunque permette un raggio veramente notevole. L'apertura delle gambe naturalmente è massima, spaccata completa, e poi abbiamo il movimento del piede in su, movimento del piede in giù e anche la rotazione laterale della caviglia. Quindi, come vi avevo anticipato ragazzi, le articolazioni sono veramente stupefacenti su questo pezzo, ancora di più per quanto è piccolo ragazzi, non è mica facile mettere delle articolazioni così efficaci su una figure così piccola. Che dire ragazzi, per me questo Zero è veramente un gioiellino, ripeto, secondo me, a parte le dimensioni, è superiore in tutto alla The Arts. Fatemi sapere adesso il vostro parere con un commento qui sotto riguardo a questa figure, e come al solito se volete potete anche lasciare il like al video e condividerlo. Vi ripeto ancora una volta che se foste interessati all'acquisto di questa figure potete farlo direttamente tramite il mio sito Aras Review Shop nella scheda lì in alto oppure qui sotto in descrizione. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara, da Zero, e collezionate sempre.